Librando, libri in volo con Dante Cerati. Ci sono tante controindicazioni di cui bisogna tener conto quando si decide di intraprendere la carriera del musicista. Innanzitutto la musica, che è da considerarsi un vero e proprio problema. Non solo può nuocere gravemente alla salute fisica e mentale dell'aspirante musicista, ma anche e soprattutto può recargli un forte danno economico. Effettivamente, facendo una semplice analisi dei fatti, le spese del novello artista, che iniziano dall'infanzia, si protraggono poi per tutta la carriera del malcapitato, che non arriverà mai a guadagnare come chi fa qualsiasi altra onesta professione. La banda Osiris, nel libro Le dolenti note per Ponte alle Grazie Editore, racconta aneddoti e riporta lettere di aspiranti musicisti e non, condannando naturalmente in modo molto ironico questa passione irrazionale per la musica e proponendo anche un test finale ai propri lettori. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa simpatica puntata di Librando. Infatti il nostro ospite è uno dei componenti della banda Osiris, Giancarlo Macri, che saluto e ringrazio. Ciao Giancarlo e benvenuto. Ciao e buon ascolto a tutto il pubblico che si sta sentendo in questo momento. Le dolenti note si apre con una lettera di un ragazzo tredicenne che, intenzionato a diventare musicista, vi chiede un consiglio al riguardo. Qual è la prima controindicazione che secondo voi dovrebbe distogliere un giovane da intraprendere questo mestiere? Diciamo prima di tutto che sembra che stiamo facendo proprio un libro contro i musicisti. Naturalmente è tutto detto in modo abbastanza ironico. La prima controindicazione è che molte volte si crede di poter vivere facendo un mestiere come questo, mentre invece non si dicono magari probabilmente i problemi che ci sono legati a questo tipo di professione. Nel senso che ormai diciamo che il mercato è abbastanza saturo, vivere professionalmente facendo il musicista è sempre più complicato, è sempre più difficile. Idraulico e musicista sono due mestieri molto diversi, ma il tornaconto economico rende quello dell'idraulico un mestiere più appetibile. Con il senno di poi, tu avresti preferito fare l'idraulico piuttosto che il musicista? Assolutamente no. Naturalmente anche questo è messo in modo molto ironico e voglio dire si mette un pochettino le mani avanti, no? Nel senso che comunque probabilmente un musicista nelle condizioni in cui siamo oggi per comprarsi un'utilitaria ci impiegherebbe 7 anni, un apprendista idraulico, sempre che si riesca a fare l'apprendista idraulico, diciamo anche questo tra parentesi, certo, ci impiegherebbe magari solamente 7-8 mesi. Questo è per far notare che probabilmente non si può andare contro i propri sogni in qualche modo, no? Anche se noi ci scherziamo sopra, però in fondo bisogna cercare di raggiungerli, poi dopo magari già sapendolo fa meno male quando poi non ci si riesce a raggiungerli, ma sicuramente bisogna impegnarsi per realizzare quello che si vuole fare nella vita. Nel libro elencate diverse condizioni che potrebbero verificarsi nella vita di un musicista. Come mai dite a un certo punto che le cose tendono ad andare sempre di male in peggio? Guarda, c'è molto divertimento e gioco nell'avere scritto queste sfortune di musicisti mutuate da alcune cose che sono capitate a noi, quindi ci sono cose vere e cose finte. Solitamente succede che al musicista più delle volte è già una professione sfortunata e in più ci si mette la sfortuna che viene dal di fuori, non solo quella che c'hai vicino. E molte volte capitano queste cose, tipo quello di organizzare un concerto in estate dell'unico giorno di pioggia, oppure quello di andare veramente a cercare di fare un concerto o non so, non lavori per tanto tempo e ti capitano veramente 2 o 3 concerti per lo stesso giorno. Ad esempio noi della banda siamo andati in Argentina a suonare, a fare spettacoli e il basso tuba non è arrivato perché l'hanno perso. È arrivato il giorno che stavo ritornando, praticamente ho dovuto chiederlo in prestito, ma non era il mio basso tuba, era un basso tuba professionale, il mio invece uno di quelli semplici da banda, perché con un basso tuba mi devo muovere, devo fare un sacco di cose che con il basso tuba che mi hanno dato, quindi quello proprio professionale, è pesantissimo, è grandissimo e non riuscivo a fare niente di quello che ero abituato a fare. E queste sono anche le sfortune in qualche modo di musicista. Tra l'altro, venendo proprio alla tua persona, il basso tuba non era il primo strumento che avevi scelto, perché eri batterista. Perché poi sì, sei finito a suonare il basso tuba? La provincia di Vercelli finanziava in qualche modo i gruppi che volevano fare spettacolo. Stiamo parlando di 35 anni fa, scordatevi che succede adesso. Infatti, lo stavo per dire, era una cosa miracolosa. Finanziare in qualche modo questi gruppi che nascevano, non con i soldi direttamente dati ai gruppi, ma con il materiale. E allora, pressati dalla richiesta che ci è stata fatta da un giorno all'altro, ci siamo inventati i tromboni e il basso tuba. L'ho dovuto imparare perché poi avevo il basso tuba a disposizione, non certo perché era il mio desiderio diventare un basso tubista. Ancora adesso devo dire che non è che mi importi più di tanto, lo faccio perché devo e suono quello che mi scrivono di suonare. Insomma, è fatto di necessità virtù. Esatto, ma un po' tutta la
diciamo la verità, perché noi siamo nati appunto in strada che tende soldi a cappello, e poi presumibilmente credevamo di fare abbastanza bene, ma la gente si metteva a ridere data la nostra incapacità. Allora abbiamo detto, ma allora già che ridono, perché allora non approfondire questo aspetto piuttosto che quello serioso del bravo musicista. Giancarlo, tra le tante definizioni che date dei musicisti ce n'è una dove dite che sono senza ironia. Ma allora voi che tipo di musicisti siete, visto che l'ironia è il leitmotiv di questo libro e di tutta la vostra carriera anche? Ecco, qua ci siamo, nel senso che noi non siamo musicisti e questa è la grande differenza. Viviamo e parliamo del mondo della musica, ma fondamentalmente non siamo nati come musicisti, nel senso che siamo autodidatti. Il problema del musicista vero poi è anche da dove provieni. Naturalmente se fai il conservatorio sei molto più sfortunato di altri, perché comunque le indicazioni che ti danno nel suonare, nel fare le cose, sono quelle che poi dopo ti causano maggiori problemi nella professione seguente. Noi siamo nati a metà strada tra il teatro e la musica, ma non abbiamo fatto niente delle due cose, nel senso che non abbiamo fatto né scuole di musica né scuole di teatro. La nostra grande palestra è stato il teatro di strada, che poi in qualche modo gli insegnamenti che ci ha dato il teatro di strada li abbiamo poi riversati nel teatro vero e proprio, negli spettacoli. Non siamo musicisti perché il nostro modo di fare spettacolo con la musica è completamente differente, nel senso che a noi non importa la pulizia del suono o la nota perfettamente accordata, cosa che il vero musicista invece farebbe sempre, ma certo, ci importa soprattutto il modo in cui tiri fuori quella nota con uno strumento e l'utilizzo che ne fai dello strumento, che non è solo uno strumento per fare musica, ma a noi serve anche per tante altre cose, come elemento scenografico, come possibilità di gioco. Addirittura non so se avete visto il mio basso tuba, ma è il mio che è completamente scassato, nel senso che c'è pieno di bolli, di cose. Un musicista è fotografato sulla copertina e si vede bene anche. Un musicista perfetto non approverebbe mai una condizione così del proprio strumento. È appunto perché non abbiamo questo rapporto con la musica così stretto e così perfettino che probabilmente ci permettiamo di dire, di fare cose che solitamente il musicista non fa. Altra definizione che date, dite che i musicisti sono litigiosi. Che cosa crea questo astio nel settore, secondo te? Diciamo che c'è sempre molta... Io, oltretutto, con la banda attraversiamo vari generi, nel senso che comunque conosciamo o suoniamo con musicisti jazz o musicisti pop, e diciamo che c'è sempre un po' di astio, comunque sempre un po' di critica nei confronti di chi fa un genere differente, chi ha avuto successo, chi è riuscito a fare qualche cosa con la musica, ma anche nel piccolo. Cioè io vedo qui a Vercelli, nel senso che comunque non dico che mi odiano, però comunque io sono di Vercelli, ma gli altri musicisti che magari hanno studiato anni e anni e che poi sono rimasti nel loro ambito, e cioè in una cosa estremamente cittadina o comunque provinciale, non gli va completamente giù che un non musicista abbia fatto tra virgolette successo e continui a vivere facendo questo mestiere da 35 anni. Quindi c'è un po' di risentimento, diciamo, e comunque sai, i jazzisti odiano sempre esattamente quelli che invece fanno un altro genere musicale, perché per loro il genere è perfetto, eccetera eccetera eccetera. Quindi non arriviamo proprio agli insulti, ma anche tra di noi, anche tra la banda, insomma, c'è anche un po' di astio, nel senso che comunque quando facciamo le prove noi litighiamo ferocemente sia per la scelta musicale sia per quello. Però naturalmente noi stiamo insieme da 35 anni, quindi siamo come una coppia che ormai si conosce alla perfezione. Ho trovato molto divertente e simpatica la parte che dedicate al come eliminare precocemente la musica dalla vita di un bambino. Che cosa invece personalmente ti ha affascinato della musica nel periodo della tua infanzia? Assolutamente niente. No. Bella risposta. Devo dire che i miei primi ricordi di infanzia riguardo alla musica sono già piuttosto avanti, nel senso che non so se i miei genitori mi hanno fatto ascoltare della musica, perché non provengo assolutamente da genitori amanti della musica o culturalmente comunque addentro a un mondo di questo tipo. Mi ricordo che per me era un modo, in qualche modo, di mettermi in mostra e di divertirmi con gli altri amici. Allora io, quando ero piccolo, stiamo parlando insomma di anni e anni e anni fa, quasi secoli, prendevo i fustini del detersivo, che a quel tempo erano rotondi, cosa che non si può più fare adesso, sono quadrati. Lo facevo anch'io comunque. A quel tempo erano rotondi e pestavo sopra come se fosse una batteria, e ci si comprava la chitarra elettrica pagando la rate che si trovava l'inserzione sui giornalini, quei fumetti di quei tempi, e in qualche modo si formava il gruppo, perché comunque in una città di provincia avere un qualcosa da fare in
più, magari riuscire a fare anche il minimo di concerti era un modo per sentirsi vivo, no? In qualche modo. E quindi diciamo che i miei ricordi sono più legati non tanto a quello che mi hanno fatto ascoltare i miei genitori, ma a quello che ho fatto io, insomma, sulla musica. Senti Giancarlo, ma alla fine della fiera, quindi questa musica nuoce davvero alla salute? Dipende, nel senso che forse un eccessivo utilizzo di musica di un certo tipo potrebbe anche nuocere, e anche delle volte dico anche probabilmente anche i contenuti, se non ci si sta molto attenti, cioè portando alle estreme conseguenze, vedo anche, io ho dei figli, quindi molte volte l'uso eccessivo della musica di un certo tipo non aiuta certo ad aprire la mente. Sto parlando soprattutto di rete televisive che ti condizionano poi soprattutto per quanto riguarda la tua apertura mentale, no? Nella scelta anche di altri generi, di altre cose. Ecco, in quel caso lo trovo nocivo l'uso intensivo della musica, così come l'uso intensivo della musica secondo me molto ristretto, cioè di un solo settore, cioè non amare solamente la musica classica, non amare solamente la musica pop, ma amare tutta la musica vuol dirsi aprire la mente, avere la capacità critica di scegliere e di giudicare. Tu Giancarlo, con gli altri tre componenti della banda Osiris, sarai uno dei protagonisti del Festival Letteratura di Mantova. Che evento farete? Diciamo la verità, visto che siamo un po' anziani, mettiamo le mani avanti, non so se arriviamo fino a settembre, però comunque sì, probabilmente sì, faremo il Festival della Letteratura di Mantova, presenteremo il nostro libro Le Dolenti Note insieme a Federico Taddia, che è un giornalista e autore televisivo e radiofonico, e soprattutto Telmo Piedani, che è un filosofo della scienza, anche lui giornalista, ha scritto molti libri, forse il più grande esperto di Darwin che c'è in Italia, e insieme a lui presentiamo il nostro libro in cui si parla di musica, di musicisti, non solo dal nostro punto di vista e quindi con le cose che abbiamo scritto, ma anche da un punto di vista un po' più alto, perché Telmo naturalmente alza il livello della discussione, e anche da un punto di vista scientifico antropologico. Sarà tutto da ridere, perché tanto non ci capiremo niente di quello che dice Telmo, ma comunque sarà importante. Sarà un bellissimo evento a cui verremo veramente tutti. Senti Giancarlo, ti ringrazio veramente di cuore per questa simpaticissima intervista. Ricordo agli ascoltatori il nuovo libro della banda Osiris, Le Dolenti Note, per Ponte alle Grazie Editore. Grazie ancora, presto. Grazie per avermi sopportato. Ciao.